Ciao ragazzi, sono Falcone Aureoli, sono qua insieme a Elisa, Ciao. come sempre, per un nuovo episodio di Resident Evil 3 Remake. Allora, siamo già alla... Sto maledetto moschino. Mi dici il codice della cosa? Eh? Allora, S9 Prego? Pronto? pronto. Allora, dalla regia ci dicono che è 9 sinistra. Allora, 9 a... Andando a sinistra. Quindi di qua. No. Porca miseria. Ah, 9, ok? 15 destra, 7 Sì? Sinistra. sinistra. No. No. 9 a sinistra. Ok? Scusa. 9 a sinistra. 15 a destra e 7 a sinistra. Oh. Avevo fatto pure prima. Il borsello! Un altro borsello anche per lui. Anche lui è amante di borselli, vedi, non solamente Jill. È alla moda. C'è tutto? Sì, se ne poteva andare. Allora, liberato tutto. Dunque, di qua abbiamo fatto, di là abbiamo fatto. Tocca salire al piano di sopra. Ho sprecato un po' di munizioni per arrivare qui, però ne è valsa la pena. Allora, Carlos, l'ufficio si trova poco più avanti. Ricevuto. Dunque, dobbiamo superare le docce e costeggiarle. Nota ad un amico, se stai leggendo questa nota vuol dire che ho fatto una brutta fine. Se dovessi sentire un rumore provenire dall'armadietto, ti prego non aprirlo. Mentre eri fuori di pattuglia, ho cercato di capire come arrivare dall'altra parte. Credo che l'unico modo sia di sfuggire il muro usando dell'esplosivo. Ho anche trovato il materiale per farlo, ma manca la batteria per il detonatore. Mi pare di ricordare di averne portata una nella stanza degli armadietti la settimana scorsa. Ci serve assolutamente quella batteria se vogliamo abbattere il muro, ed è per questo che sono venuto a cercarti appena di sopra, perché ti ripresti la chiave di quella stanza. Come sono andato via dalla stanza delle docce, mi hanno attaccato. Uno di loro mi ha morso. Ho lavato subito la ferita al meglio che potevo, ma da quel momento ho iniziato a sentirmi male. Immagino che non dovrò spiegarti il motivo per cui non devi venire. Non devi aprire l'armadietto. Ti prego, non preoccuparti per prima e pensa solo ad andartene da qui il prima possibile. PS, non preoccuparti per quei 600 dollari che ti ho prestato, considerali come un regalo per quando ti trasferirai. Buona fortuna. Poverino. Cap. Cap. Giusto? Secondo Jenny. Lasciamo perdere. Ah già, c'è lui dentro. Se lui c'ha la chiave. Gli ha detto di non aprirla, mi ha detto. Vabbè. Tanto poi l'aprirà da solo e noi dovremo... Adesso lo apre lui. Ok, vorrà dire che faremo un bel botto. Ah, lo faccio saltare direttamente senza stare tanto lì a... Ok, sì, sta. Scusa. Sono confuso. Io ho capito una cosa, ma non è quella che sta accadendo. Cioè, devo... Scusa un attimo. Manca la batteria. E la batteria però è al piano di sotto. Saliamo. Proiettili, ritaglio col cap. Era cap pure questo, Penso di sì. no? No, No. troppo semplice. Qui c'era una porta una volta. È vero. Vabbè,
Ah, sono scordata. Sei un po'... Mamma mia, che odio. Prevedibile. Vabbè. Ha fatto piccolo il bot. Ah, qua ho liberato già, per fortuna. Mentre ci preparavamo a registrare. Ma aiuto! Sì, vabbè, raga, veramente sta diventando una comica. Io veramente non c'ho parole. Ma rosicchia di la tua di gamba. Non c'ho parole. Non ho parole. Occhio che a sinistra ce n'è uno. Aspetta. Ancora giallo. Io vorrei esplorare con tutta la calma del mondo. Il Licker è ancora fuori, non apre la porta lui? Ah, qua niente. Sì, manca... 104, 106 e 109. Batteria. Sì. 106 e 109. Bene. Quindi, 1. Bene. 2. Bene. E tale. C'è altro qui? No. Tutto. Allora. Combiniamo. Questa me la equipaggio un attimo. Ecco. Appena esco. Gli fo la festa. Ma. Andata? Manco per niente. È lì che ancora si muove. Non sale. Va via. Tacci sua. Carlos, sembra che qui non possa fare più niente. Ti raggiungo. Ricevuto. Sarebbe anche ora. Presto. Quanti? Bene, non le voglio le cose, no. Va bene così. È umiliante ogni volta che uno perde una volta. Ce la fai? Sì. Ce la fai. Vabbè, lo fanno per semplificare. Sì, ho capito. Dammi la scelta, semplicemente tra le opzioni e via. Cioè, sono morto 3 volte dall'inizio del gioco. Raga, ogni errore ti devono far sentire la sorte. Sicuro non lo vuoi? Sicuro? Ce la fai? Sì, ce la faccio. Stavo avendo qualcuno alle spalle. Poi è in fin di vita. Carlos, sembra che qui non possa fare più niente. Ti raggiungo. Ho ricevuto. Allora. Sicuro che intorno non ci sono piante verdi. Sì, sicuro. Presto. Si diceva.
Chimera. Che faccia fa? Ma non si capiva, diciamo, ma chi ci abbiamo dietro? Le stanno a pizzicare le chiappe. Poi anche te c'hai il vapore dietro? Io ho un cuscino. Con calma, mettetevi in fila. Questa parte non è fattibile, io non so. Boh. Ma quanti. Cioè, il C4 che esplode di preciso fa saltare quel centimetro quadrato di muro e stop. Gli altri del tutto. Stanno dietro che aspettano. Io c'ho veramente. Non ho parole. Non ho parole. Vabbè. Si ridiceva. Rieccici. Per la 30ª volta. Carlos, sembra che qui non sì, già mai hai detto. So tre volte che mi raggiungi, su. Ora so che si nasconde dentro le docce. Presto. Allora. La fila, stanno tutti in fila indiana, aspetta che scoppia. Sei veggente? Poi. Manca uno per terra. Ok. Calma, mettetevi in fila. Manca ancora molto? Oh. Il mio regno per un'erbetta. Occhio. Ce l'hanno tutti con me oggi. Oh. Ci voleva un bello spray. Ok. Ora tu. Grazie. Io non c'ho parole, veramente. Mamma mia. Che incubo sta parte. Dottor Bard. Idea di quanto abbia provato a contattare qualcuno. Tranquillo, la tireremo fuori. Mi dica dove si trova. Sono intrappolato in un fottuto ospedale, circondato da mostri di ogni genere. Senti, manda qui gli Stars e loro sapranno cosa fare. No, negativo. L'RPD è stato invaso. Allora inventati qualcosa. Alla Umbrella sono impazziti, ci vogliono tutti morti. Io sono il solo a sapere come creare il vaccino per mettere fine a tutto questo. Quindi o te ne stai lì con il cazzo in mano, o mi mandi qualcuno in grado di tirarmi fuori di qui. Già lo adoro. Non ne dubito. Lo hai sentito? Non possiamo consegnarlo alla compagnia. È Mikhail il capo, non siamo noi. Provo a trovare la posizione del dottore con il computer.
questo sta sempre a fare qualcosa. Dammi un'occhiata in giro, vedi se trovi qualcosa di utile. Non disturbarmi fino alle prossime 3 ore. Veramente una cosa ridicola. Allora, spray medico, la cassa. Poi Gil, quella in prima fila. Rapporto su un incidente alla villa. Questo strano incidente si è verificato in una villa di proprietà dell'Umbrella Corp tra i monti Arklay. Il giorno 23 luglio la squadra Bravo degli Stars è stata inviata nei monti Arklay per indagare su una serie di inspiegabili brutali omicidi. Successivamente ogni contatto radio è stato interrotto. Il giorno 24 luglio è stata inviata la squadra Alpha per far luce sull'accaduto. Far luce sull'accaduto, ma è rimasta coinvolta negli eventi della proprietà situata nei dintorni. L'incidente si è concluso con la distruzione della villa. Vi sono state numerose perdite, gli unici sopravvissuti sono stati 5 membri della STARS. All'origine dell'incidente vi erano gli esperimenti illegali condotti in un laboratorio segreto dell'Umbrella situato nei sotterranei della struttura. Si presume che la causa di tutto sia stata la fuga di un virus T impiegato negli esperimenti. Tuttavia ogni prova è andata completamente distrutta assieme alla villa. Di conseguenza è stato estremamente difficile proseguire con le indagini. E qua ci hanno raccontato il primo Resident. Poi qualche arma decente. Certo, se non prendevamo il badge di coso era un incubo. Grazie, Brad. Per quanto, cioè, uno spreco di materiale abnorme. Cioè gli scatoloni computerizzati per i proiettili, vabbè. Niente, cioè. Io non se lo immagini, cioè chissà cosa c'è dentro. Il bazooka, che ne so, il lanciafiamme de Nemesis, no. Ho finito? Andiamo? Sentici, io c'ho da fare. Sta chattando. Allora, questo ha finito. Il suo utilizzo, questo ha finito. E basta. Senti, ma se io... Come si chiama Charles? No, che mi mette in difficoltà, non mi ricordo come si chiama. Che succede? Deraglia. Ci sono feriti. È Jill. Ah, merda. Aspetta, cosa? Jill! Jill, che succede? Jill, rispondi! Ti devo andare. No problem, penso io a Bard. Ti amo. Forse Tom? No, per carità, sennò poi ci blocca la canzone del video perché hai cantato. T per Tom o T? Ti alzi un po' il mento perché c'hai il mento tagliato. Sembra che sto con un Teletubbies. Cioè, da far correre oggi sono con il sono con Tinky Winky a fare Resident Evil 3. Ho capito, ma non riesco, non ci arrivo, vedi? Testa sta schiena dritta, ma gobba! Ma quale gobba? Sto dritta! Lo sai che ti fanno il meme di Tinky Winky dopo questo video, vero? No. È quello viola testa. Tinky Winky. Esatto. E poi c'erano tanti dritti. Si vede. No, avanti, per cortesia. È sopravvissuta. Sempre risate sobrie, poi. Complimenti per la sobrietà. Carlos, rispondi. Carlos! Merda, non c'è segnale. Muori, non ti preoccupare. Oh, allora, a tutti senza palle lì fuori, con i vostri pistolini da signorine. Abbiamo tirato fuori dal cilindro qualcosa che vi farà schizzare a 1000 livelli di testosterone. Le abbiamo chiamate mine di prossimità. Queste piccole meraviglie sono state progettate dalla divisione di ricerca e sviluppo dell'Umbrella e finirete con l'amarla più di vostra moglie. Ve lo garantisco, sono rare da trovare, richiedono una certa abilità nell'utilizzo, ma vi assicuro che ne vale la pena. Andiamo a scoprire le caratteristiche di queste bellezze. Le mine di prossimità sono state progettate per essere compatibili con le lanciagranate in dotazione standard. Non provare a usarle con il vostro uccello cercando di infilare dove non dovreste. Potrete provare a spararle contro il muro a terra e mi rimarranno ben piantate lì al loro posto. Il sensore installato nelle mine le farà esplodere appena rileverà un nemico nel loro raggio d'azione. Ricapitolando, piazzatele lungo il percorso di un nemico e avrete delle perfette mine anti-uomo. Credetemi, vi saranno molto utili in caso di nemici di grandi dimensioni. Vabbè, insomma,
buttate le mine dove passa Nemesis, ecco. Esatto. Questo è un po' il concetto che si poteva racchiudere in poche righe. Ok. A me piacciono più le mine di profondità, ma di prossimità. C'è una mina in prossimità. Allora, questa si può buttare. No, vabbè, deposita, sì. Ah, ecco, noi abbiamo la... tutto sto cadere per il silenziatore che è grosso come un dito. Vabbè, senti. Te prego, veramente. Dunque, vabbè. Ma io avrei difficoltà a posare qualsiasi cosa, però è una follia tenersi tutto, quindi... Leviamo il coltello. No, può essere utile. Vabbè, leviamo queste. Ne abbiamo due. Di quelle normali e due di quelle... Cioè, e quattro di prossimità. Tanto poi in qualche modo si useranno. Quindi... va bene, vabbè, ok. Scusate, ma io devo fare sempre l'interrogato prima di partire. Beh no, ma con tutta quella roba. Ok. Un po' la pistola nuova. Vabbè. Schivatona. Senti. Lo sai che c'è di nuovo? Ammazza e botto! Una bella sbronza. Non dire queste parole che ci bloccano tutto. Ancora non hai imparato la piattaforma su cui stiamo? Ma perché non si può dire? Non dirlo! Non dirlo! Tu non sai quello che sopporto io ogni giorno qui sopra. Allora, tutti in fila. No, eh. Sembra sempre che fanno una di quelle sbrattate da... Fatti. Il bastardo è ancora vivo. Non posso stare qui. Ce l'ha con prozimsa. Fuggi dalla creatura. Siamo messi bene. Quanti altri oggetti ci saranno da recuperare? Ma il coltello? C'è altra roba che io non vedo. Boh. Neanche nuotare. Sì, ma non lo sfottere! Carlos, rispondi. Che succede? Non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo deragliato. Deragliato? Ci sono feriti? Sono tutti morti. Mikael, tutti quanti. Oh, merda. È stato Nicolai a tradirci. Aspetta, cosa? Ma che cazzo? Ma che cos'è diventato? Un prozio pesce! Si è evoluto! No, vabbè ragazzi, ma che cos'è? Io non me la ricordavo sta cosa comunque nell'originale. Ci sono delle piccole... piccole.
Ah, sconfiggi la creatura. Allora, ah no, pensavo di aver raccolto delle granate. Aiuto! Non era così all'epoca. Sembra quasi un anno. Dannato? Porca miseria. Vabbè. Ma che è diventato? Siamo ancora vivi. Io le mine di prossimità non le ho, è inutile che mi fanno sta cosa ridicola che devo correre. Un modo per fermarlo. Lo usate troppo presto, che devo fa'? Scusa. Cartucce. Stanno... Dove cazzo lo stanno? Scusami. Allora, ragioniamo. Eccole! Calma, allora devo cominciare con... Adesso... Dov'è? Devo fermarla in qualche modo. Oh. Ma non ora! Ma è diventato Gears of War, ma perché? Al giro. Ok. Facciamola finita.
Vaffanculo! Hanno un attimino sgravato con l'azione, però, un pochino. Carlos, ci sei ancora? Andiamo, mi abbandoni proprio adesso. Ma li prenderanno? Meglio se sa fa il caffettino. Aspetta che... Tanto, mi auguro che mi concedano 2 minuti di tregua adesso. Sì, ok. Mamma mia, che parto sta boss fight. Non gli entra che è la rigenerazione continua, no. Interessante. Mi hai davvero fatto un grande favore, Jill Valentine. Sta schiumando brutto lei. Mamma mia. Alcune ore dopo. Jill! Rispondimi. Tyrell, mi ricevi? Cosa succede? Jill è infetta. Ora... ora la porto all'ospedale. Forse il dottor Bard può curarla. Ricevuto, ci vediamo lì. Tieni duro, Superstar. Ce la farai. Tieni duro, Superstar. Io adesso, al di là di tutto, il gioco mi sta piacendo tanto, sì. Però è un remake un po' diverso da quello che era Resident Evil 3. Troppo action. Hanno tagliato una marea di contenuti. Enigmi zero. Enigmi zero. Zero, non ne abbiamo fatto uno in tutto, cioè... Peccato. E non ce lo siamo perso noi, non c'era proprio. L'unico che abbiamo fatto era opzionale, che era una raccolta di gemme. Sì. Che Enigma chiama l'Enigma, una raccolta di oggetti. Resisti, Jill. Troverò quel vaccino. Anche quello della metro, del percorso della metro. Ma poi tutto il parco, no, tutto... quell'enigma della metro che dovevamo mettere... Sì, vabbè, Enigma, era tutto scritto lì. Cioè, se non fossimo stati rincoglioniti ci avremmo messo un secondo netto a farlo, quello del percorso. L'abbiamo fatto apparire come una sorta di enigma perché noi siamo tardi, ma... Che è? Allora. Tyrell, dove si trova Bard? Deve essere nel laboratorio. Occhi aperti, sto arrivando. Ricevuto, vado avanti. Allora, spray, proiettili, catena. Ma che sta a fare quello di destra? Sta a cercare ticket. Il criterio con cui alcune teste esplodono e altre no. Vedete, c'è la Jill. Bell'opuscolo del Memorial Hospital. Va bene così, eh?
Non ho tempo per voi. Oh, mamma mia. Io per carità. Vediamolo come se fosse un TPS, a sto punto. Sta lì a fare cose di classe per cercare di risparmiare munizioni. Ah, non è una pianta questa. Questa è una pianta reale. E niente, ok. La prima che si vede. Sembrava un'erbetta. Allora, dietro di me. C'è il grimaldello. L'unico tempo che si spreca realmente è legato alla ricerca di materiale, se ti va. Ma uno potrebbe tranquillamente lasciare, andare dritto fino alla fine senza nessun bisogno di esplorare. Io, cioè nel senso, noi esploriamo perché ci piace il gioco, siamo appassionati da una vita, per cui uno c'ha questa deformazione videoludica del dover guardare ogni cosa, ma... Allora, pianta verde, dunque là c'è le cose per il grimaldello, sentiamo intanto. Pensavo si potesse ascoltare, ma... No. Penso serve per una cassetta. Sono venuto futura. A salvarla. Apra la porta. Un cimento vocale. Che cazzo è? Un film di fantascienza. Perché anticipo quello che penso sia il movimento. Che buca, no? Sì, vabbè. Ma da dove è uscita questa? Su! Se deve rialzare ancora? No. Vieni? Sì. Tessere non ne abbiamo. Sta a perdere la schiena? l'età. Dunque, lucchetto. Ah, là ci sono le cose. Prima volta che ho fatto l'headshot non c'era LED. Allora. Aspetta. Oh, allora.
Ah, è una safe room. Allora, hanno accettato più di 20 pazienti affetti da quella misteriosa malattia. I pazienti in isolamento mostrano delle necrosi agli arti, per piressia, delirio di epifagia. Possibile infezione, ho provato a qualsiasi antibiotico, non è ancora arrivato nessun risultato degli esami del sangue. Chiedere di nuovo. Il dottor Yang è stato morso mentre curava un paziente, abbiamo disinfettato la ferita, eppure la febbre non scende, niente, sembra funzionare. Nel frattempo i pazienti in stato confusionale che ci portano diventano sempre più violenti ogni minuto che passa. Abbiamo anche richiamato di personale che non era di turno per avere più aiuto possibile. Dobbiamo fare qualsiasi cosa per contenere questo disastro. Il disastro! Un disastro! Lo condeniamo! Allora, c'è ancora della roba. Che mi manca? È ancora rossa la mappa. Ah, sì. Proietti, ok. Ma io non capisco perché Jill aveva il coso, il... Glimmandello. Che cosa è diventato oggi? Glimmandello. Perché non sa dire Grimaldello? Il Glimmandello. Grimaldello. Che cos'è il Glimmandello? Mamma mia. Te possino. Mamma mia. Qualcuno ha avuto un brutto mal di pancia qui, eh. Tiè, guarda che roba. Hanno mangiato la peperoneta. La peperoneta. Occhio a destra. Look at this. Dai. Note di un'infermiera. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma non c'è più nulla da fare. La situazione è fuori controllo. Il numero delle vittime è altissimo. L'infezione si sta diffondendo più fretta del previsto. Ci siamo arresi. Sono barricata qui dentro assieme a quelli che non sono stati contagiati. Riusciamo a sentire le urla, le richieste di aiuto che arrivano da fuori con le urla. Ma non possiamo neanche azzardarci a uscire. Sarebbe la fine per tutti noi. Non posso credere di aver abbandonato i miei pazienti. Sono sicura che verrò punita per questo. Non riesco a smettere di tremare. Voglio vivere, voglio vivere. Ore 21. Dopo aver... mi è partito. Dopo aver sentito un elicottero volare sopra di noi, abbiamo iniziato a piangere, ad abbracciarci per la felicità, pensando che si trattasse di una squadra di soccorso, ma non era così. L'elicottero era solo di passaggio. Adesso gli unici rumori che riusciamo a sentire da qui dentro sono i lamenti dei morti che riecheggiano nel corridoio. Non ce la facciamo più, stiamo per impazzire. Dottor Yang, Ariana, Miranda, Dakota, mi dispiace, è stato qualcosa che si avvicina. Aiut. Purini. Aiut. Caput. Caput. Speravo bastasse. Comunicato all'amministrazione. Inizialmente vi è dato portare i badge al di fuori della struttura ospedale in base alle regole vigenti. Il personale è tenuto a lasciare il badge nel proprio armadietto alla fine del proprio turno. Prima di lasciare l'ospedale, grazie alla collaborazione, è stata smarrita la chiave della stanza degli armadietti. Sembra che qualcuno abbia visto una chiave simile nel cortiletto. Fino a quando la chiave non sarà ritrovata, verrà messa a disposizione una chiave di riserva. Si paga di fare richiesta all'ufficio di amministrazione alla fine del proprio turno. Vabbè, insomma, non c'è la chiave. Tutto questo per dire: non c'è la chiave. Bastava scrivere: non c'è la chiave. E lucchetto. Il lucchetto. Allora, io vado dritto, giro a sinistra. E non ce posso andare, devo fare tutto il giro. Tanto mi metto comoda io, eh. Giusto, sì. L'amministrazione dov'è? Vabbè, intanto andiamo di... Ok, qui non si passa. Scusa, ma se io avessi voluto... Aspetta un attimo. No! Dai, dai, vabbè. ok. Io vorrei andare dall'altra parte. Ma tu debba scavalcare. Non posso. Vedi. Ormai è andata, non posso più. Niente.
Allora. Di qua è chiuso, quindi devo risalire di nuovo. Dunque. Allora. Io devo andare a destra, che non posso andare a sinistra, che... Vabbè. Non spiegherò certo proiettili lì. Poi... dritto! Mortacci, non è possibile. Sembrava un mini dinosauro. Porta chiusa, andiamo, andiamo prima là, senti. Sì, ce le diamo un problema alla volta. Uno, due. Badge dell'ospedale. Allora, questa si può scartare. Questo l'abbiamo preso. Questa la equipaggiamo. Abbiamo preso tutto, sì. Devo uscire. Così semplice. Mo spunta fuori. Per l'appunto. Sai che assolutamente come senso l'ho fatto. L'ho fatto. Ciao Ciccio. Allora, io devo proseguire prima a sinistra e dritto. Non mi stai inseguendo, vero? Penso di sì. Dai, dai. Badge, badge. Allora. Era là. Dove? A destra. A destra dove? Dentro la stanza. Ah, sì? Dai ragazzi, su, ma che cazzarola è? Ma che cazzarola è sta porcheria? Per pietà, ma veramente per pietà. So. Sì, forse siamo sicuri. Mamma mia, che veleno che mi fa venire! Sì, è troppo esagerato. Porca miseria! Colpi a profusione e vabbè, poi è la cortellata e non va bene manco quella. Cioè, veramente. Così è una buffonata. Come se avessi accettato, guarda. No, io ci devo entrare per forza, devo entrare all'ambulatorio. Questa rocca è qui.
Beh, niente. Pazzesco. Io non capisco perché questo gioco sia la costante percezione di avere una fottuta arma a pallini per tutto il gioco. È vero. Tu spari i pallini, cioè tutto sempre a pallini. Allora, granata, tu, a meno che non hai una granata che quella poi è sbilanciata per il verso opposto, perché sì, usi una di quelle, tiri giù pure, non lo so, il colosso dei rodi. Vabbè, non si può fare. Bene. Siamo presi. Vabbè. Sì. Sa quanti ne serviranno ancora per vederlo andare giù. Sufficiente? Sì. Bene. Ok. Zombina. Ah, sono più di uno. Bene. Ah, ecco. Pugno. Schivatona. Cosa ha fatto? Tornerò in un'altra vita, arrivederci. Sì. Dunque, devo... Che cosa era qua? Cassaforte. L'infermeria non ci c'entra. Combina. Non funziona bene. Ah, bravissimo, vai. Ma che cassa, vabbè, io vado, arrivederci. Posso saltare? Grazie. Allora, combina. Allora, dunque, sala d'attesa. Io devo tornare indietro completamente. Quindi da qua vado di là e scendo per le scale, giusto? No. Sì. Signori. Cosa ci sia lì, sta bene dov'è. Mamma mia. Non sapere che cosa ci facessero quei documenti nel suo ufficio. Lo sai con chi stai parlando? Io sono Natalia Bart, cazzo. Il miglior biologo che ho mai... Ok. Nathaniel è morto. Bard. Tyrell. Bard è morto. Gli hanno sparato. Merda, è il vaccino. Sto cercando. Beh, cerca meglio. Prova a guardare nel suo PC. Invito per la cena di gala. Sono lieto di invitarlo alla cena di gala che si terrà presso il Central Hotel in data 10 settembre. Sarà un'occasione per scambiarci le opinioni riguardo alla nuova zona medica speciale ZMS. Tra gli ospiti vi saranno il sindaco Michael Warren, il capo della polizia Brian Irons e molti altri membri illustri della nostra comunità. Giovedì 10 settembre sarà un onore averla tra gli ospiti. Firmato Greg Tester.
Il senatore, c'è una nota scritta a mano. Nate, farò in modo che il tuo nuovo farmaco venga approvato a metà agosto. Porta i soldi. Abbiamo anche prenotato una suite per il nostro solito festino. Ti piacciono le more, no? Lo ricorderò ad Irons. Pure Irons, ti ricordi? Il vecchio volpone. Vecchio pork. Vecchio pork. Che cos'è? Proiettile. Email. Greg, so che stai seguendo le ultime notizie. Questo virus finirà col divorare l'intera nazione. I morti si riverseranno su Washington DC come un fiume in piena. Sei in pericolo. Sei sempre stato un caro amico per me e voglio offrirti una possibilità di salvezza. Sono in possesso di una sola dose del vaccino per il virus, il Sacro Graal. Non lo tengo per me o per la mia famiglia o per le mie amanti. No, Greg, voglio darlo a te. So meglio di chiunque altro quanto tu sia il futuro del nostro paese, ma se lo vuoi, Greg, dovrei prima tirarmi fuori da questo inferno adesso e senza che l'Ombrella lo scopra. Fai pressione al Pentagono, so che hai il potere di farlo. Vedi se riescono a inviare una squadra di soccorso senza coinvolgere la UBCS. Come si dice, una mano lava l'altra in memoria di tutti quei festini che abbiamo fatto insieme. Ma ti prego, fa presto, non ho più molto tempo. In memoria dei vecchi festini, Qui è il capo del BRC, Nathaniel Barth. 29 settembre, ore 23. Sono consapevole di non avere più tempo. Spero davvero che questa registrazione porti a galla la verità e che il mio onore possa essere in parte riabilitato. L'incubo di Raccoon City è iniziato con la diffusione di un'arma biologica nota come Virus D. A crearlo è stata l'azienda per cui lavoro, la Umbrella Corporation. E ho ordinato al mio team di sviluppare un vaccino e ci siamo riusciti. Ora, alcuni campioni sono qui nel mio ufficio e il resto è nella struttura sotterranea. Ma quegli stronzi dei piani alti vogliono distruggerlo. Non vogliono si sappia cosa hanno creato. E per questo stanno eliminando ogni prova dell'esistenza del virus. Non sono un idiota. So che non mi lasceranno. Mio Dio, Jill lo sapeva. E si è fidata di me. Ha aperto pure la porta, vedi? Tante volte. Qui. Ok, Jill. Sto arrivando. Sto arrivando, è un parolone che io non mi sentirei. Ottimo, ti raggiungo. Sta attento. Attento? Ma hai visto dove siamo? Sarà un miracolo se riesco ad arrivare tutto intero. Sì, arrivederci. Addio. Dove l'ho messa Jill? Qua. Presto starai meglio, Jill. Che cazzo è successo? Attenzione cittadini, la rapida diffusione dell'infezione è diventata incontenibile.
Il 1 ottobre Raccoon City verrà distrutta da un attacco missilistico. Tutti i sopravvissuti devono evacuare immediatamente la città. Non è un'esercitazione. Attenzione, cittadini. Merda, ma è domani? In città c'è ancora gente. Credi che all'Azazel gliene freghi? Cazzo. Ecco che arrivano. Tu rimani qui. Ci penso io. Che pensi, mi? Meglio prepararsi. Ho l'impressione che non sarà facile. Bene, ragazzi, io direi che per il momento potremmo fermarci qua. E ho la vaga impressione che siamo prossimi. Sì. Che siamo prossimi al finale, per cui per ora vi salutiamo e chissà che il prossimo episodio non possa essere l'ultimo. Per cui, ragazzi, un abbraccio a tutti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.